Quindi ragazzi, cosa succede dal 2020 se non versi l'IVA che hai dichiarato? Quali sono le nuove procedure? Cosa entra in vigore dal 2020? Come ti devi organizzare con la tua azienda immediatamente, perché il 2020 è dietro l'angolo? E soprattutto in quali casi, quali sono le prospettive che ci aspettano e quali sono i requisiti, i parametri da non superare per non far scattare l'alert? Ti darò anche dei consigli su dei possibili software che devi utilizzare, devi introdurre nella gestione della tua attività per poter prevedere in anticipo determinate situazioni. Ciao a tutti, io sono Francesco Carrino. Se è la prima volta che ti ritrovi in questo canale, sono un consulente economico, finanziario, fiscale e bla 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 bla. Ho un team di avvocati commercialisti che collaborano con me. Comunque, se vuoi andare a vedere, approfondire, lo puoi fare sul mio sito internet www.francescocarrino.com. Mi occupo di crisi di impresa, crisi debitorie, ma anche tutela del patrimonio, ristrutturazione aziendale. Quando parlo di tutela del patrimonio, intendo tutela dei tuoi soldi, dei tuoi risparmi, dei tuoi brevetti, dei tuoi macchinari, dei tuoi immobili, eccetera, eccetera. Come al solito, l'invito è quello di iscriverti a questo canale se vuoi rimanere aggiornato su queste tematiche che ti ho appena detto, ma anche su analisi economiche, sull'andamento delle banche, dell'economia in generale, visto che stiamo entrando in un periodo abbastanza, molto a rischio per quanto riguarda il sistema bancario ed economico. Si parla appunto di recessione, ma ancora blockchain, evoluzione del lavoro, criptovalute, politiche monetarie, insomma, è un canale che se sei interessato puoi andare a vedere le playlist e iscriverti. Appunto, ti dicevo, se sei in ritardo col pagamento di imposte dirette e indirette, non scatta nessuna segnalazione. Se invece sei in ritardo col pagamento dell'IVA, cosa succede? Succede che vieni segnalato, un sistema si chiama di alert, ad un organismo che si chiama OCRI, ok? Organismo di composizione della crisi di impresa. Ti verrà comunicato dall'Agenzia delle Entrate tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno di pagare, saldare entro 90 giorni la tua esposizione di IVA non pagata. Se non lo fai, automaticamente scatterà una procedura che in buona sostanza possiamo ridefinire una procedura concorsuale, il cosiddetto fallimento. O ti metto in regola o ti mando in crisi di impresa. In buona sostanza devo strutturare, organizzare un qualcosa per venire a recuperare, dice l'Agenzia delle Entrate, il mio debito. Attenzione, questi alert, come ho spiegato in precedenti video su questo canale, prima dell'estate, ma ne continueremo a fare, partono non solo per quanto riguarda l'IVA, ma anche per altre posizioni debitorie. Ed è per questo che è fondamentale in questo momento, adesso non devi aspettare che entri in vigore il 15 di agosto del 2020 questa nuova legge per organizzare la tua azienda. Devi organizzare la tua azienda da un punto di vista organizzativo, ma anche societario, per capire quali sono gli asset produttivi, cioè cosa va e cosa non va, in modo da, appunto, con una nuova società o con la stessa società, riorganizzare una strategia, un piano che ti faccia affrontare il futuro, soprattutto se la tua azienda va, ma ugualmente non riesci, cioè va, riesci a produrre, ma riesci sempre ad arrivare con l'acqua alla gola per pagare questo, questo, quest'altro. Per stare tranquillo, per star sereno, quindi l'organizzazione deve essere fatta, dal mio punto di vista, adesso. Ovvio che successivamente dovrai attivare, ci sono dei software di cui non voglio fare pubblicità, ma puoi trovarli su Google, basta digitare software crisi d'impresa, non voglio fare la pubblicità a chi li offre perché non mi pagano chiaramente, ma li riesci a trovare tranquillamente. O comunque organizzarti con il tuo commercialista, con chi andrai a fare la pianificazione strategica della tua società, lo puoi fare pure con noi, www.francescocarrino, puoi approfondire, quindi fissare un appuntamento, una consulenza. Tramite la persona a cui, insomma, ti affiderai o chi già ti sta seguendo, puoi iniziare ad organizzare degli strumenti che tengano sotto controllo, dopo aver riorganizzato la tua attività, riorganizzata dal punto di vista societario, in modo da tutelare brevetti, strumenti, macchinari, immobili, denaro, investimenti e quant'altro, marchi, non lo so. Appunto, come ti dicevo, dopo aver organizzato la tua struttura societaria,
maniera serena e tranquilla, dovrai metterti sul sentiero giusto per seguire le regole che ci sono da seguire e quindi i parametri, questi software possono esserti molto utili. Avere una pianificazione strategica è molto molto importante. Allora, adesso ti dico i requisiti e i parametri ad oggi. Ad oggi, ragazzi, ad oggi. Ad esempio, ti faccio l'esempio, un volume d'affari complessivo di 2 milioni di euro. Se superi i 26.000 euro di IVA non pagata, scatta l'alert. 90 giorni, ti arriva la raccomandata o la PEC. Passano 90 giorni, non saldi, bene, parte la procedura di liquidazione, la procedura concorsuale, la procedura fallimentare. Questo poi lo vedrà l'organismo di composizione della crisi d'impresa. Non si chiamerà più fallimento, perché è una parola che ridondava male nella mente della gente. Gli hanno cambiato il nome, appunto si chiama crisi d'impresa, ma la sostanza non cambia, cioè quella è la forma. Se non paghi, si attivano tutte delle procedure e possono portare alla liquidazione, quindi alla messa all'asta, parlando semplicemente parole povere, dei tuoi beni e quant'altro. Se il volume d'affari è 10 milioni di euro, basta che superi 50.000 euro e così via a scalare. Per adesso questi sono i parametri per quanto riguarda l'IVA. Se ci saranno delle novità, quindi se si abbasserà il volume d'affari e chi rischia rientra in questa situazione, insomma te lo segnalerò in altri video. La cosa che comunque, a prescindere con chi lo fai, se vuoi contattare noi o altri o un tuo commercialista, che tu pretenda oggi una pianificazione strategica, una nuova organizzazione strategica societaria per guardare il futuro in maniera più serena e fiducioso, soprattutto se la tua azienda va, se la tua azienda va. Un'ultima considerazione, se per quanto può servire personale, io vedo vivere molte attività, molte aziende occupandomi di crisi d'impresa e crisi familiari, perché poi dietro ad un'attività un'impresa c'è una famiglia, ci sono dei lavoratori. Vedo molte situazioni che sono disperate, cioè laddove c'è produttività, cioè laddove l'azienda si è indebitata per una serie di fattori, che possono essere delle fatture pagate in ritardo. Quindi, ma l'azienda va, non è che non va, ma ci sono stati dei fattori che hanno implicato e aumentato la massa debitoria. Bene, in quelle situazioni lì è necessario organizzare velocemente, riorganizzare l'attività aziendale tramite, insomma, una riorganizzazione societaria, una strategia pianificata. Ma ci sono aziende che sono super indebitate e pur di non chiudere, di non mollare con l'attività che non va, che non produce, con costi di gran lunga superiori, uno squilibrio evidente tra costi e ricavi. E beh, queste situazioni qui, queste società qui, sono società che continuano a non pagare tasse, continuano ad accumulare posizioni debitorie, peggiorando la loro situazione. Quindi, dal mio punto di vista, questa legge andava introdotta. È chiaro che saremmo all'inizio e ci sarà un caos incredibile, cioè quello che io prevedo è che il 50% delle aziende che conosciamo ad oggi, meno questo dicono le statistiche dei dottori commercialisti e quant'altro, rischia di vedersi scattare l'alert. Poi non sto dicendo che vada in liquidazione, all'asta, procedure esecutive e quant'altro, sto dicendo che rischia di vedersi scattare l'alert, quindi vedersi arrivare la PEC, la raccomandata, 90 giorni e paghi, altrimenti parte l'organismo di composizione di crisi d'impresa, che può trovare delle soluzioni anche fattibili, ma diciamo che è meglio non arrivare in quella situazione. Quindi il giudizio è positivo in linea di principio rispetto a questa legge, a parer mio. Poi dovremmo vedere l'applicabilità della legge, del nuovo codice, che cosa porterà. Sicuramente, come l'introduzione di un qualsiasi nuova legge, ha bisogno, diciamo, di tempo per entrare a regime e quindi essere poi magari migliorata con delle modifiche. Comunque, tutte le novità te le riporterò su questo canale. Come al solito, l'invito è quello di iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!